credo che ci possa essere una reale collaborazione tra l'arte e l'industria per l'esportazione dell'arte italiana, del prodotto italiano all'estero. Di fondo forse è un substrato culturale che è quello che manca nella possibilità di collaborazione. Esistono per fortuna delle realtà, e Miroglio è una di queste, in cui poi ci si mette in gioco e ognuno con la propria professionalità cerca un ponte e un esito con qualcosa di diverso. Questi sono i colori che compongono questo disegno qui. L'idea era quella di venire qui e giocare con le persone che avrebbero collaborato al progetto con materiali originali. In questo senso l'idea del pigmento puro, l'idea della carta metallica, carta stagnola e così via. Noi siamo abituati a prendere delle immagini, lavorarle, metterle insieme, creare dei colori, così, ma difficilmente partiamo da qualcosa di materico. I nostri clienti in Asia ovviamente si aspettano da noi un gusto italiano che in tanti casi lavora bene, in tanti casi non lavora per la dimensione dei disegni o la variantatura troppo forte, che va bene per un gusto italiano ma non va bene in tanti casi per un gusto cinese. European, they like very big designs and they like very colorful. But for Chinese people, we prefer light colors and black and white and gray colors and small designs, small flowers, small geometrics, some cute animals, something like that. This is more lady. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, shall we go? Yeah. Vedere il funzionamento delle aziende ti dà una misura di cos'è l'industria, di cos'è l'economia. Quello più utilizzato da noi, parliamo di 3000 fori per centimetro quadrato. Generalmente quelli che utilizziamo sono 125 mesh, che sono giusto compromesso fra passaggio di colore e definizione dei contorni. Andiamo a vedere come si producono? Volentieri. Visitare Miroglio in una struttura così complessa, qual è poi la filiera di produzione, da delle tecniche che via via vengono a diminuire a favore di tecnologie nuove, vedere la qualità delle materie che vengono manipolate dagli uomini è sempre bello. Se al posto del nero lucido volessimo utilizzare l'oro, piuttosto che l'argento, piuttosto che lo champagne, che la lamina di un altro colore, ci sono infinite lamine, infiniti colori, si possono avere tutti gli effetti che si vogliono. Credo che l'arte possa far fare un salto qualitativo al prodotto industriale italiano all'estero, e al contempo penso che l'industria ha una capacità di distribuzione e di promozione di un prodotto che sicuramente manca all'artista e all'arte in generale. Mi ha aiutato tantissimo osservare come si può prendere spunto dall'illustrazione, cosa che riguarda molto il nostro mondo tessile, sicuramente influenzerà anche il nostro modo di pensare e acquistare le immagini nel futuro. Allora, facciamo tutte 200 di risoluzione di questo. Da Loris ho imparato cosa che mi ha fatto notare mentre stavamo mettendo a posto dei disegni, a soffermarmi di più su
sui particolari. Lascialo lì per ora. Vedendo poi l'approccio dei designer interni all'azienda, vedendo quanto loro elaborano immagini e consumino immagini, che è una cosa impressionante davvero. Forse questo ha richiesto un minimo di rallenti, perché anche il solo elaborare mucchietto di polvere dopo mucchietto di polvere ha richiesto un tempo diverso. Cominciamo da qua su e facciamo la roba sistemata. Allora, ci vuole. Gli artisti comunque hanno dato una visione diversa del tessuto, cioè come loro possono vedere il tessuto o il vestito di una donna. Non sono stati vincolati probabilmente da tutto quello che abbiamo noi, i rapporti, i colori, anche le remore che molte volte abbiamo, i preconcetti. Quindi è stata una libertà totale a 360 gradi. E poi c'era la pagoda anche. Là dove c'è il contrasto mi piace, mentre qua no. Il valore estetico e il valore formale, ma anche il contenuto di un'opera d'arte, non cambiano secondo me nel momento in cui quest'opera viene riprodotta. Ci sono sicuramente alcune forme artistiche come la pittura e certo tipo di scultura che dipendono da questa unicità, però ci sono tante altre espressioni artistiche che non dipendono assolutamente da questa unicità. Citare del materiale tramite la fotografia, ristampandolo virtualmente in digitale, mi sembrava che potesse comprendere sia il vecchio che il nuovo, fosse una sorta di ponte. Il giro che ho fatto con la prima collezione Metri d'arte che abbiamo presentato a Parigi febbraio scorso era anche interessante a vedere un diverso punto di vista da parte di Miroglio, credo adesso ancora di più perché la scorsa collezione non era fatta con un scopo mercato Asia, però adesso sì. Il posizionamento di Metri d'arte per il mercato orientale lo vedo a un alto livello, un gusto ricercato particolare secondo me può piacere.